Bene, benvenuti a questa Jurassic diretta. Siamo in attesa adesso di connetterci poi con papà, ce la faccio, sì, anche da solo. Siamo in attesa di Mario Tozzi che si connetta insieme a noi, che venga a fare. Io scusate perché sto parlando, ma intanto guardo chi entra. Ciao Donna, chi entra in diretta, perché se arriva Mario poi devo cercare di tirarlo dentro con i miei potenti mezzi che sono nulli, quindi se non ce la faccio dovrò chiamare in diretta la Lucy. Ma speriamo di farcela, sì. Allora, voglio dire, si muovono in branchi, sì, quindi sì, se riconoscete. Welcome to Jurassic Park! Adesso sono entrato un attimino un po' in anticipo perché così do modo anche a Mario Tozzi di collegarsi, di venire a cercarmi e di fare richieste per entrare, insomma, spero che non ci siano. È facile vecchio, dice Lucio. Vabbè, ma quando sarà poi genitore anche la Lucy, genitore 1 o 2, non lo so, poi dopo. Grazie, che prima Mario che entra ti avvertiamo, benissimo. Niente, scusate, sto leggendo, mi distraggo facilmente, non riesco. Adesso poi tolgo anche la sigla, ma. Ecco, l'abbassiamo, dai. Allora, per chi non conoscesse Mario Tozzi, per chi fosse rimasto appunto fossilizzato fino ad oggi e venisse scoperto dai paleontologi, è un grandissimo divulgatore scientifico, geologo, ricopre tante cariche importanti, ma soprattutto è un divulgatore, cioè qualcuno che racconta la scienza, soprattutto legata alla Terra, alla natura, ha una trasmissione che si intitola Sapiens, se non poi ce lo racconterà anche lui. Ha partecipato tantissime volte appunto a Geo in Geo, non lo so, mi ricordo, scusate, sono. Chi non lo conosce, lo so ragazzi, però insomma. Salverò la diretta, spero di sì, spero di farcela e. Picozzino, sì lo so, infatti. Questo è il mitico, mitico. Grazie, ecco, quindi. Allora, adesso Geo, grazie, Geo. Allora, e niente, quindi non si sente la mia nobile voce, si sente adesso, mi sentite? Mi sentite? Sì? Ah, per quanta altra musica, sì, ho capito. Qualcuno non ha ancora invitato Albano, però. Geologi, lo so, siamo geologi. Chiamami appena vuoi spegnere la diretta che te la salvo. Dice la Lucy, grazie Lucy, ti chiamerò. Mi sto migliorando questa sigla per intero prima dell'inizio di Porta a Porta. 20 minuti così e Vespa che sclera. Vabbè. Gay e gay, va benissimo. E che dire? Siamo ovviamente qua per parlare di un libro scritto al contrario. Non faccio la solita gag di leggere al contrario perché tanto non ce la faccio. Sono un geologo quindi non ce la faccio. Però i dinosauri che ce l'hanno fatta. Libro appena uscito in libreria per l'edizione La Terza. E. Misteri, scusa, io sto parlando e poi continuo a guardare, quindi da solo non sei nessuno, chiama Lucy, grazie Gio, ti ringrazio, però io esco, dopo chiamami, cosa vuol dire io esco? La Lucy mi sta abbandonando a me stesso, ecco, vabbè, e niente, si parlerà di questo libro che è appena uscito per La Terza, dove proprio lui, il grande Umberto Tozzi, no, Mario Tozzi, quello che canta meglio, insomma, ciao Ivan. Grazie, io so che qualcuno avrà già letto il libro, nel caso non abbiate letto spero di farvi venire la curiosità, si parla di dinosauri che ce l'hanno fatta, perché ce l'hanno fatta? Perché ne parliamo sempre, siamo sempre qua a parlarne e siamo sostanzialmente da 200 anni perlomeno a riscoprire queste creature che hanno abitato il nostro pianeta e noi non lo sapevamo, cioè non sapevamo come arrivare a casa e dire chi è che è stato nel mio letto, probabilmente un brontosauro perché è distrutto, comunque la live durerà
ore, allora, fin quando non torna la Lucy? No, perché Instagram praticamente fa che dopo un'ora ci manda tutti a casa, cioè proprio così, senza neanche salutare, taglia. Quindi tranquilli, non ti. Leo, ti prego, spaccami la schiena. Va bene, guarda, c'è da tirare su della roba giù in cortile, non c'è problema. Vieni che te la spacchiamo tranquillamente. Insomma, ecco. Stiamo mettendo tozzi. Sì, quale pensi sia il tuo libro più divertente? Non dire l'ultimo perché ce l'ho. Ma quello che sto facendo, ovviamente, no, non è vero, non lo so. Cioè, ognuno ha il suo, quindi non è che. Allora, mi scuoce la pastina, lo so, ragazzi. Scusate, l'orario è quello. Mi spiace per chi ha quell'età per cui a quest'ora è già a cena. E buon appetito, tra l'altro, se state seguendo questa diretta mentre mangiate la vostra pastina, la vostra minestrina tempestina. E noi mangeremo un po' più tardi perché siamo. Non mi viene anche la parola. Siamo giovani, siamo gioviali, gioviali, siamo gioviali. Ti farai fossilizzare? No, io penso che non lo so. Quando torna Dillinger nelle strisce, non credo che tornerà. Mario Tozzi, eccolo! Aspetta, 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 che lo sto perdendo. Aspetta, aspetta, trasmetti in diretta con fissa, nascondi, aiuto, come fai? No, Mario, allora ascoltami, io non riesco, cioè devi fare una richiesta per entrare. Siamo i due che ragazzi, siamo giovani, scusate. Allora, come faccio a collegarti? Dovresti mandarmi una richiesta di entrare nella trasmissione. Vediamo un po' se. Cerca di inserirsi senza successo, ma ce la possiamo fare. Aspetta, aspetta, niente. Lucy aiuta, Lucy non c'è. Leo, dici che sei avuto dal bastione. No, vengo io vecchio, dai, vieni Lucy. Ma non so se la Lucy ci farà salvare Mario. Non scrivete, non scrivete che deve entrare Mario. Allora, Mario non ha fatto la. Dai, torna indietro, indietro, No, indietro, giù. indietro, 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 ancora indietro, ancora indietro. Ecco Ci qua. Ok. vedo. Sbugiardata, aspetta che sei in attesa di Mario. Mario, ti sei, eccoti. Eccoci. Grandissimo. Guarda, ti ha salvato lei, quindi ringraziamo la Lucy che saluta Ciao Lucy. Lucy. Ecco, lei è il mio tecnico, io sono. Io non ho nemmeno quello perché mio figlio non mi aiuta e dunque sono veramente atecnologico, completamente analogico. Dai, caro Mario, allora io ti volevo far vedere innanzitutto dei dinosauri bellissimi perché hanno denti, cioè erbivori con denti e sono stupendi. Non so dove li ho tirati fuori, ma li conservo da tanti anni. E poi in tuo onore volevo dire che mi sono portato il mio Che vecchio. meraviglia, quello è meraviglioso. Lo tengo come la spada laser di Obi-Wan perché mi fu regalata da un mio amico che fa: guarda, io ho raccolto i minerali, non mi serve più, ho iniziato geologia, te la regalo, me la consegnò modello. Questa apparteneva a tuo padre, per te ti sei piazzato. Vabbè, insomma. Cioè, molto piacere che sei qua con noi, anche perché è la prima volta che mi interfaccio con un geologo e io non mi ricordo niente di geologia, quindi che purtroppo è un po' passata, ecco la cosa. Tu invece so che sei attivissimo, giusto? Insomma, i dinosauri poi mi sono sempre piaciuti perché quando, sai, i geologi non hanno una gran fortuna mediatica, normalmente non se li fila nessuno. Se, li chiamano Esatto. sempre dopo una qualche disgrazia, no? C'è l'alluvione, c'è il terremoto, chiami geologi. Invece, quando è esplosa la questione dei dinosauri con Crichton, no? E con Spielberg, i libri, i film, improvvisamente erano diventati popolari al Siamo massimo livello. E quindi io mi ci sono affeso. Appunto. dinosauri in mo con gente in moto a caso. Ecco, appunto. Dicevo, quindi mi sono trovato a quel punto a rinteressarmi a loro, alla loro straordinaria parabola di vita, 100 milioni di anni sul pianeta Terra. Ma quale specie, quale insieme di specie, quale gruppo sta così tanto sul pianeta? Una cosa fantastica. Facevano qualsiasi cosa, eh. Poi, naturalmente, noi chiamiamo dinosauri anche quelli che volano e che nuotano, che non sono dinosauri, ma insomma, diciamo che possiamo tenere i grandi rettili, ecco, come un nostro anche un po' come un nostro specchio, no? Perché a un certo punto che succede? Che tutta questa roba precipita nel volgere brevissimo di poco tempo dal punto di vista geologico e tutto sparisce e arriviamo noi.
Infatti, tra l'altro, poi noi Albano arriva dopo, sai, Anche ho Albano, delle... facciamo una cosa. Io ho una teoria per Albano, cioè che lui sostiene di aver visto immagini al Museo di Scienze Naturali di New York in cui uomini uccidono un dinosauro, però può darsi che sia un retaggio di quel famoso libro anni 70, che magari hai visto anche tu, dove il libro dei dinosauri viene messo anche in punta praticamente. Guarda, questa storia dei dinosauri con gli uomini non è solo Albano che ce l'ha sta cosa qui, perché è primitivo, capito? Quello che è primitivo è niente, c'è l'uomo diciamo, con la pelliccia, la sua lancia a mano, e da lì a tutti gli animali a tornare indietro fino alle ammoniti, lui li ha visti tutti. Invece noi siamo sulla Terra da 200.000 anni, che fa ridere come tempo, noi sapiens, dico, eh. Sì, è Quindi, una stupidata. francamente, Tra l'altro, a no, è proposito, veramente. scusami, a proposito di Sapiens, tu stai conducendo una trasmissione, no? Giusto? Che si Si intitola proprio chiama Sapiens. Sapiens, sì, che va in onda su Rai 3 nella prima serata del sabato, e parliamo anche di queste cose qua. No, ma per far rendere conto del tempo, perché quello forse è la cosa più difficile, i geologi sono un po' depositari del tempo geologico, un tempo molto profondo, si intende. Ma insomma, immagina che se diciamo, noi paragonassimo tutta la storia della vita sulla Terra, la vita della Terra, a un anno solare, mettiamo che facciamo questo paragone, quando inizia la Terra 4 miliardi e mezzo di anni fa, è il 1º gennaio, oggi è il 31 dicembre. Ecco, gli uomini arriverebbero nelle ultime decine di secondi del 31 dicembre. Cioè, roba che fa ridere Perché rispetto. esatto, arriva in ritardo anche perché aspettare la donna doveva truccarsi perché mezzanotte il veglione. Dove è arrivata dopo? Quello. Scusate questa battuta sessista, ma tra geologi noi ce li concediamo. Abbiate pazienza, gente, che erano una persona. E cosa ti volevo dire? Io non so adesso, cioè so che sei un geologo bravissimo, visto anche ho sbirciato Wikipedia, lo ammetto, ho visto che è un ottimo di laurea, io ho suscito un po' più basso perché dovevo fare fumetti. In effetti, mi sono reso conto al terzo anno di geologia che forse non sarebbe stata la mia destinazione principale, ma comunque sono portata a termine. Ho fatto l'esame di Stato. Quindi... E allora, tutte le volte che incontro un geologo, dico: guarda, ma io sono fumettista. Quando incontro un fumettista, ma guarda, io sono geologo. Niente, è sempre buono. Quindi evito di rispondere a qualunque domanda imbarazzante che possa esserci. Ma sai, sui dinosauri che ce l'hanno fatta, siccome noi usiamo dinosauri come una parola, in qualche misura, non dico spregiativa, ma insomma negativa, no? Ah, tu sei un dinosauro, che ne so, si usa. Invece bisognerebbe forse sottolineare, forti dei nostri studi, che a quel punto erano molto simili, che i dinosauri erano animali in gamba, cioè voglio dire che non va, è sbagliato considerarli arretrati solo perché antichi. Intanto ce n'erano molti, presumibilmente a sangue caldo, o comunque che avevano delle modalità di vita non necessariamente rettili, diciamo, quasi riuscivano a regolare la temperatura, l'omeotermia, come si chiama. Ma poi erano intelligenti, cioè nel senso che il fatto che sono riusciti a sopravvivere per un tempo così lungo dimostra semplicemente che si sapevano adattare bene. Non potendo modificare troppo l'ambiente, quelli erano animali che si adattavano contrariamente a noi. E dunque, probabilmente, noi diciamo che si sono estinti tutti insieme 65 milioni di anni fa per via del famoso asteroide, no? Ma non è escluso per alcuni ritrovamenti fossili che sono stati fatti in terre che un tempo erano a latitudini molto meridionali, al Polo Sud, che qualcuno abbia resistito ancora un po' al di là di quel limite, poi Aspetta, dopo, mi si è vabbè, fermata? sarà. No, durante la... Scusa, Che è successo? Mario, perché si è fermata? Stai Ah, sì. dando la... Qualcuno ti sta cercando di fermare. No, dicevo che non è escluso che alcuni siano sopravvissuti al di là di quel limite che noi abbiamo istituito dopo, no? 65 milioni di anni fa, il limite fra il Cretacico e l'era Cenozoica. E alcuni ritrovamenti fossili fatti in terre che una volta erano molto meridionali al Polo Sud ci dicono che avrebbero potuto resistere, cioè si stavano adattando. Poi evidentemente l'impatto di questo asteroide con tutte le polveri sollevate, questo grande inverno, questa mancanza di fotosintesi, tutte queste cose, insomma, di cui se volete si può parlare, ecco, alla fine sono stati fiaccati. Però perché i dinosauri si sono estinti e le tartarughe e i coccodrilli no? Ah, io questo non saprei dire perché. Forse perché avevano trovato le mascherine, cioè gli altri no, ma loro sì. Arrivo. Erano riusciti a ripararsi, chissà perché, ce lo siamo sempre domandato, no? Tanta vita si estingue a quel limite, anche Assolutamente. tante forme marine. Però questi altri hanno resistito, forse perché erano legati all'acqua, chissà, beh, ma però anche altre forme in acqua sono morte. Qualcuno dice che questo dipende dal fatto che quelli più grandi, i dinosauri più grandi, avevano bisogno di molto più cibo. Dunque, in quelle condizioni lì era molto più difficile trovarlo,
e quindi questa potrebbe essere una ragione. Ma noi sappiamo che in alcuni ritrovamenti fossili in Italia, tra cui quel famoso dinosauretto Ciro, non so se lo ricordate, che fu trovato a Benevento, un piccolino di un raptor. Ecco, una Scipionix samniticus, fu trovato, diciamo, quello che era un piccolo predatore, era già una specie nana, cioè a dire che nei posti dove c'era poco territorio, come tu sai, le specie tendono a diminuire le loro dimensioni per poter cibarsi meno e poter resistere in un areale più ristretto. Quindi si sapevano adattare. Chissà se invece quell'asteroide ha fornito un collasso, diciamo, con anche elementi di altra natura. Qualcuno pensa a veleni nelle polveri, altre cose così, piogge di acido nitrico, cose che insomma non, chi lo sa bene come sono Leggo andate. Non... una domanda classica, ma è vero che i dinosauri avevano le piume? Pare proprio di sì. Ah, beh, sì, questo è... sono soprattutto i Aspetta, ma lo dinosauri. sento. Ma niente, qua vedo che Ci ci sei. sono? Ci sei, ok, ci sei. Hai Dicevo, sentito la sono. domanda? Sì. Aspetta Un ritrovamento importante è che stato sei di ancora un... bloccato. Ditemi se Se posso fare vedo qualcosa. che c'è una linea che va e viene. Ma io so, c'ho un buon campo però, chissà perché. Vabbè, i dinosauri sono Albano, sto cercando. Non mi vedete? Sì, adesso sì. Ecco, dicevo. No, c'ho tutto campo, comunque va bene. Dicevo, c'è un famoso dinosauro, il primo di questi piumati, che è stato ritrovato in Germania. Si chiamava Archaeopteryx ed era un dinosauro che aveva le piume e anche si poteva stabilire che le ossa dovevano essere più leggere, forse cave come quelle degli uccelli. Poi in Cina sono stati trovati una marea di dinosauri piumati perché i dinosauri non si sono mai estinti, sono passati agli uccelli, nel senso che gli uccelli derivano direttamente dai dinosauri. E infatti nel film, no? Nel film Jurassic Park, loro ricostruiscono il DNA. Con un pezzettino di quello che hanno trovato nello stomaco di una zanzara che aveva appunto un dinosauro, no? Però è danneggiato. Che cosa usano? Un rospo. Ma come ti viene in mente? Dovevi usare un uccello, un tacchino, uno struzzo, una cosa del genere. Hanno proprio sbagliato, Avevano sì. visto le uova fatali, quel sceneggiato preso da Ah, Vulcano. sì. Chissà perché hanno fatto questo errore, perché probabilmente la connessione con l'anfibio non si vede che cosa ci doveva avere a che vedere, ma invece con l'uccello, con uno struzzo, con uno di questi grossi avrebbero potuto avere forse maggiore successo, per fortuna che non ce l'hanno avuto. Sai, cercano, quando si trova un fossile più recente, no? Per esempio i peli del mammut o cose di questo genere, la prima cosa che viene in mente è ricreiamolo subito. Assolutamente. Però non abbiamo visto ancora girare uno, no, di questi, perché almeno io non ne ho visti ancora. E starei molto attento quando si maneggiano queste cose, ecco, questo. Sì, infatti, anche perché poi dopo ci troveremo a pascolare mammut, non è carini. Però Albano a quel punto potrebbe dire: sono loro quelli che ho visto al Museo della Scienza di New York. Quindi insomma, potremmo fare contento un cantante. E no, tra l'altro, una cosa bella è che proprio in Jurassic World la prima scena che vediamo è questa zampa che sembra di un tirannosauro, si allarga l'inquadratura a un corvo nella neve. Quindi molto bello Eh sì, questo richiamo. Anche perché sono film questi che vanno avanti, tra l'altro, con scoperte scientifiche continue che si aggiornano continuamente. Adesso c'è lo spinosauro che sembra appunto fosse appunto un dinosauro marino, e quindi salta tutto Jurassic Park terzo che a molti non sì, piace. certo. Guarda, quando ci sono dinosauri che mangiano uomini, io ci sto. Fatemi vedere pure i film, tranne uno che l'ho visto, era Qual è? tipo Space, ma era un film di serie B terribile. Dopo 10 minuti ho spento perché era inguardabile. Cioè, sai quando usano la computer grafica hanno, non so, l'archivio con i dinosauri che si muovono, lo sovrappongono a gente che urla ah! E poi c'è il Sì. dinosauro davanti. Ma tu dici tipo Godzilla? No, 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 tipo quei film dell'asilo, sono quei film fatti Ah, veramente ecco. con 5 euro, no, faccio il film e poi lo buttano così direttamente in video per poveretti quelli. Comunque. No, un'altra cosa che mi viene in mente a proposito dei dinosauri, che quando i dinosauri sono recenti come scoperta, diciamo che sono stati scoperti quando è nata l'elettricità, quindi non tanto tempo fa.
Sì, negli Stati Uniti, mentre si combatteva la battaglia di Little Bighorn, quindi quando Custer finalmente le ha prese, proprio in quelle zone c'erano due ricercatori di dinosauri che si chiamavano Cope e Marsh, che si combattevano, si contendevano i reperti fossili. Io non posso credere a questa cosa. Erano a caccia in gara di questi reperti, dormendo sui fiumi, mentre impazzava la guerra, c'erano cose. Loro combattevano per conquistare ossa di dinosauri. No, era terribile, anche perché poi si faceva i dispetti a vicenda, ho letto. Sì, è Addirittura vero. prendevano le ossa per non farle trovare all'altro, perché c'era all'epoca, insomma, ce n'erano tantissimi di questi giacimenti, insomma, e quindi riuscivano. Ma e poi vabbè, poi c'era quello che scherzava l'altro perché aveva messo il teschio dell'asmosauro al contrario sul sedere anziché sul. Esatto. E quindi, insomma, Li rimischiavano, no, ma una cosa, i dinosauri sono erano bei stati tempi. erano bei tempi, no, sono poi il simbolo della paleontologia di fatto, no? Perché per quanto noi ce ne abbiamo pochi, ecco, noi però, pur avendo pochi dinosauri, per chi fosse interessato, abbiamo le piste, le orme di dinosauri più diffuse e più numerose del mondo, in Puglia, ad Altamura e in altri luoghi. Si vedono queste passeggiate di un colossale struscio del Mesozoico, in cui vedi proprio piste organizzate Grazie. sì, andavano a passeggio, facevano queste cose qua, perché sono quelli di Altamura sono tutti erbivori. Si vede che il carnivoro stava attorno, no? Come si usa, come anche oggi nella savana, no? Quindi non è che caccia ogni 5 minuti, aspetta quando. E quindi sono tutti erbivori che passeggiano con una cadenza tranquilla, precisa. Posti veramente molto interessanti, dove hai le impronte e non hai le ossa per le condizioni che tu saprai di fossilizzazione diverse. E quindi noi abbiamo molte, molte impronte e un solo scheletro, questo di questo Ciro di cui abbiamo parlato. Mentre invece negli Stati Uniti abbiamo tantissime ossa, ci sono appena entrati nei musei, nel Museo di Storia Naturale di New York e in altri posti, ma invece molte poche impronte, molte meno. Sì, ma comunque bellissimo, anche perché ho potuto vedere quello di New York, ho visto quello di Londra, insomma, sono queste ricostruzioni meravigliose. Poi gli americani sono sempre spettacolari, perché quando sono andato io tanti anni fa c'erano questi due animatroni di Tirannosauro, erano i primi tempi in cui si ipotizzava che fosse uno scavenger, cioè che si nutrisse di carogne anche, non Sì. soltanto fuoco. E quindi insomma avevano fatto questa installazione con questi due mostroni a grandezza naturale che si muovevano, ruggivano così. E mi ricordo questo bambinetto piccolino che vicino al padre che se la faceva in mano perché aveva paura. Poi, Beh, credo certo, sia ancora in terapia. perché il dinosauro suscita proprio le nostre paure più ataviche, no? È il mostro, è il portatore di carne, è quello sanguinario, è cattivo, intrinsecamente cattivo, insomma ce l'ha tutto lui, è per questo hanno avuto pure questo gran successo. Poi immagino tutta sta roba, sti bestioni, tutti morti tutti insieme, è una storia fantastica, Cancellare sembra quasi inventata. le tracce proprio. Tra l'altro, i dinosauri, tra l'altro, erano un mio sogno ricorrente quando ero bambino. Proprio sognavo che dormivo, sognavo che arrivava il tirannosauro, cioè era un classico. Ormai era lo stesso sogno, sapevo dove andare a nascondermi, sapevo dove buttarmi giù dalla finestra per svegliarmi, queste cose qua. Ma io avevo questa cosa ricorrente, anche perché forse il fatto è anche che io abbia fatto questo libro un po' si è chiuso un cerchio, perché in effetti il primo libro che mi è stato regalato a mio nonno era proprio Guarda e scopri gli animali della preistoria, quindi un libro vecchio Davvero. della Dami edizione, no? Con queste tavole bellissime, colorate, con tutte le scene così. E lì è stato amore a prima vista, so. Per cui il primo libro che mi ha regalato dinosauri, cioè, ti puoi immaginare, me ne hanno regalati tanti anche dopo che però non riesco a ritrovare, cioè, ho cercato in cantina, in garage, ho fatto tre traslochi, chissà che fine hanno fatto, dove appunto si approfondiva un po' la storia, cioè, per cui con la signora Mantella, con i ritrovamenti, con l'iguanodonte che ho messo in copertina, perché mi sembrava giusto farlo Sì, con tanto il pollice alla sono Facebook. d'accordo. Quindi tutto azzurro, sono bello contento che ce l'ha fatta. Quindi devo dire che in effetti, tra l'altro, mi rendo conto che anche l'accoglienza, no, che hanno fatto i lettori di questo libro è particolare rispetto a quelli che faccio, perché io ho già fatto altre cose, ovviamente. Però questa cosa qua si vede che, come dicevi giustamente tu, sta suscitando un po', non so, qualcosa che c'è dentro tutti noi che sostanzialmente amiamo tutti i dinosauri. Cioè, io non ho ancora Sì. trovato uno che a me non interessano.
Sono d'accordo, i dinosauri non li puoi non amare, per quanto ti possano fare paura, come questi che dici tu, per quanto siano lontani, forse un po' pure per quello, ma non possono non suscitarti curiosità. Io quando vado nelle scuole spesso a parlare anche ai ragazzini più piccoli, quelli delle elementari, quello che gli chiedo è sempre, prima di disegnare un dinosauro, e come hai visto in quei pupazzi che hai mostrato te, c'è l'erbivoro con i denti da carnivoro e tutte queste cose qua, vabbè. E loro lo fanno così perché non lo possono sapere. Ma la cosa che mi diverte di più è chiedergli a quale animale fareste assomigliare un dinosauro oggi? Ci mettono di tutto, dalla mucca allo squalo, alla gallina, una cosa incredibile. Cioè, se io gli chiedo qual è l'animale che più gli assomiglia, invece di esserci solo la lucertola al limite, no? Che ne so, il barano. No, ci mettono la qualsiasi cosa. Ma quando ho visto quello della mucca ho detto scusa, ma come la mucca? E lui mi ha spiegato che effettivamente come le mucche, secondo lui, anche quei dinosauri dovevano avere delle mamme che allattavano i piccoli. Poi gli ho spiegato, diciamo, che lì il meccanismo di riproduzione era un altro, ma l'idea non era sbagliata, nel senso ci regoliamo sui mammiferi per quello che riguarda i comportamenti, cioè ci regoliamo sui dinosauri come ci siamo regolati con i mammiferi, quella cosa della caccia che dicevo prima, no? Tu vedi tante piste di erbivori e nessun carnivoro, perché come adesso nella savana vedi tanti antilopi, tanti altri erbivori, non è che però c'è sempre il carnivoro addosso, starà lì e sorveglia la dispensa, no? Quando gli serve, diciamo, si muove. E, insomma, sui dinosauri si suscita, si evoca facilmente l'emozione di questo mondo antico, ed è la cosa più antica che ricordiamo, se tu chiedi a qualcuno qualche cosa, a parte Albano, la cosa più antica che si ricorda è il dinosauro. Animali più antichi non riusciamo nemmeno a immaginarceli, eppure, naturalmente c'era. Esatto, però una medusa, un protozoo, cioè non so, No, chi se ne frega, un trilobite, pare anzi, che cosa. magari al mare dà anche fastidio quando sei in acqua. No, la cosa Sì. bella è che quando mi sono poi messo a disegnare questi dinosauri, ovviamente le conoscenze anche dell'anatomia hanno fatto dei passi da giganti in questi decenni, per cui non c'è più il dinosauro che cammina in piedi strusciando la coda, tipico anche di tanti film, tipo, anche tipo questo, insomma, che sei il King Kong del 33, dove c'era dentro di tutto, di più, e anche lì un approccio ai dinosauri molto, molto simpatico, ma però assolutamente fuori. E quindi niente, mi sono dovuto rimettere lì a guardare. Perché il libro degli anni 70 non mi aiutava assolutamente, perché c'era proprio il dinosauro ancora. E quindi a vedere proprio tutti, prendere tutta una serie di nuovi libri e cercare di ricreare qualcosa che non stesse seduto così, cioè fa comodissimo, bilancia, cioè quando lo metti giù, ci tiene, ma doveva star praticamente così, un po' così. Cioè, vabbè, e c'è anche il fischio, perché questo è il tipico dinosauro, come ho detto io, è un carnivoro che non aveva futuro, perché quando si avvicinava e Ma scappava. poi scusa, Un po' chi è che lo sa e quindi poi? niente, no, però è stato divertente anche perché tra i primissimi disegni che io ho fatto in vita mia c'erano ovviamente lotte di dinosauri, anni 5 sono lì che si mangiano tra di loro. Poi devo dire che dinosauri veri e propri c'erano pochi, perché c'è una lotta tra un ichthyosauro e un elasmosauro da una parte, poi ci sono, beh, tirannosauro e triceratopo che fanno la loro lotta, beh, e ci siamo, insomma. E in questo caso invece, vabbè, insomma, ho dovuto fare veramente una gran fatica ho fatto, Mario, io. Ma sai, no, sai che cosa? Una cosa che mi è venuta in mente quando hai fatto squizzare, suonare quel dinosauretto, che chi lo sa come era il verso dei dinosauri? Noi non lo sappiamo, però i film sono pieni di quei versi, no? Li hanno fatti in due Sì. modi. L'hanno fatto da un lato come fossero i predatori nostri, no? Una mezza strada tra una tigre, un leone, non so, cose di questo genere. Dall'altro li hanno fatti fischiare in quella maniera un po' sorda come fanno i varani. E dall'altra, forse l'unica un po' corretta è quando pigolano come quaglie, perché chi è che lo sa come. Però una cosa la sappiamo, che alcuni dinosauri, quelli che hanno una doppia calotta cranica, dalle ossa del muso, riusciamo a capire che erano loro quelli che facevano il più potente grido d'amore della storia dei viventi. Il loro urlo doveva essere una cosa terrificante, ma come fosse. Questo non lo sappiamo, come non sappiamo il colore della pelle. Noi ce lo vediamo, diciamo che sono verdi, perché le lucertole sono verdi. Ma forse più probabilmente erano più simili a quel picchiettato marroncino delle quaglie, appunto, degli uccelli, alcuni almeno, e altri chissà di che colore. Bene, bene, non è che lo possiamo sapere, sono nostre ricostruzioni che noi facciamo basandoci sui rettili di oggi. Però, Esatto. insomma, non so come l'hai disegnato, quando tu li disegni e ti metti lì a ricostruirli, diciamo, puoi tener conto dell'anatomia, eccetera, e, come posso dire, diciamo, ci può essere una specie di distorsione nel farli
simili a degli animali. Noi bene, 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 non è che lo sappiamo come funzionassero. Dice, andavano veloci, sì, ma che passo avevano? Non le possiamo sapere queste cose. No, ma infatti, guarda, io tra l'altro, a parte che sono saldo perché ho fatto in bianco e nero, quindi il Eh sì, colore certo, quello l'ho visto, grazie sì. poi ai posteri, quello di colorarli, però in effetti anche nella rappresentazione, pur mettendo nella postura esatta così, ma si vede che ho nell'anima ancora il dinosaurio degli anni 70, perché Ma piume sì, sono ma però. no. Ma va bene così, no? Infatti, no, Scusami. dicevo, se. No, figurati, siamo così per fare due chiacchiere di questo Certo. mondo che si ha. La differenza vera fra i rettili e i dinosauri, cioè le lucertole e tetribidi, come sarebbe, sta nella posizione delle zampe, no? Se tu vedi un coccodrillo, quello ha le zampe così, no? Esatto. Il dinosauro invece ce l'ha dritte. Così, questa è la differenza, cioè le zampe dritte sotto il corpo. Questo gli ha fatto la differenza evolutiva, per cui sono stati lanciati. Questa è l'unica cosa che sappiamo bene. Guardando un coccodrillo e guardando un qualsiasi dinosauro, questa differenza è chiara e ci dà modo di capire perché poi sono stati così bravi nel sostenere quei pesi enormi, no? Quando parli dell'apatosauro, poi hanno cambiato pure nome un sacco di volte. Ma insomma, sono le cose Difendono che possiamo. Eh sì, perché com'era? Brontosauro diventa apatosauro, insomma, poi. A il noi ci piace brontosauro, Brontosauro. me l'hanno tolto, Ma poi me l'hanno sì! rimesso per farmi contento, forse, non lo so. Tutta la vita Brontosauro, ma che è sta storia apatosauro? A noi ci piace Brontosauro, il Tirannosauro, qualcuno ama il Triceratopo. Sì. Non tantissimi, però ho visto, vidi una volta una ricostruzione fossile, dunque diciamo scientifica, in cui si vedevano i resti di due dinosauri. Uno era un tirannosauro non tanto grande, l'altro era un triceratopo, morti nello stesso strato, diciamo dunque coevi. Ma il tirannosauro era morto a causa del triceratopo che col corno l'aveva beccato sotto la pancia, l'unico punto che poteva avere debole, a dimostrazione del fatto che quella difesa poteva essere sufficiente. Lui aveva tutta la cresta morsa perché aveva tentato il tirannosauro di ammazzarlo, ma evidentemente era stato troppo sicuro di sé e quell'altro l'ha infilzato da sotto. Poi era morto pure lui perché era troppo ferito. Questa cosa mi ha sempre colpito, no? Una tragedia del mondo primordiale cristallizzata nelle rocce. I geologi leggono le rocce come gli archeologi reperti e gli storici libri, la stessa cosa. Noi cerchiamo di leggere quella roba lì, solo che non è scritta. Ma da geologo tu hai mai avuto difficoltà all'inizio, oppure sei riuscito, a parte appunto essere un bravo geologo, sei riuscito già a inserirti nel mondo? Lo chiedo per amici geologi. Era più facile però a quel tempo, perché io mi sono laureato nell'84, c'era più facilità di trovare. Io poi ho intrapreso la carriera accademica, adesso tuttora sono ricercatore, ma era in qualche modo più facile. Non ho fatto il paleontologo però, io ho fatto il geologo delle strutture, quindi delle grandi spaccature di questa roba qua, cose che riguardano terremoti o cose simili, insomma, della tettonica, come diciamo noi. Ma Certo. che c'è presente bene, no? E quindi era molto più facile, si trovava sia nel mondo accademico e anche in altri ambiti. Poi una volta i geologi, quando c'erano necessità di combustibili fossili, si vedeva proprio un picco nella crescita delle iscrizioni all'università, perché erano chiamati per queste cose qui, quindi anni 60, anni 70. Oggi che abbiamo capito che i combustibili fossili meno li tiriamo fuori, meglio è, questo aspetto piano piano non c'è più, la ricerca delle risorse è abbastanza limitata, se non per questi nuovi materiali delle batterie, sai, il litio, il coltan, queste cose qui che servono per far andare sia aggeggi che ci abbiamo, e quindi si è un po' indirizzato, però hanno acquistato una forte geologica, diciamo, importanza nella pianificazione territoriale ambientale, perché non puoi fare più una cosa se non c'è una relazione geologica, e anche nella mitigazione del rischio, cioè se c'è una casa su un letto di un fiume, forse siamo noi a dover dire che magari è meglio che si sposti da lì. Dunque, cioè, è cambiata un po' diciamo, Ma che no? tra l'altro poi questa cosa che il geologo possa intervenire, scusa, mi scuso con tutti quelli che sono in ascolto, ma adesso parliamo di geologia. Tra noi. Era una trappola, era una trappola. No, però quando in effetti mi sono laureato io un po' per da dopo, cioè, nel 91, cioè alla fine era venuto fuori una legge che obbligava chi doveva costruire ad avere, diciamo, una relazione geologica, se no era l'ingegnere con due o tre nozioni di geologia che costruiva Faceva tranquillamente. assolutamente Erano un po' le no, quote geologiche sì, no, che rimangono. noi eravamo proprio discriminati, diciamoci la verità. L'ingegnere ha sempre considerato il geologo un ingegnere di serie B, diciamolo fra noi, sempre per fare questo discorso fra noi, come
come dire, se lui non ha fatto, non fa i calcoli, non fa le cose, ci penso io. Invece non è così, perché la coscienza naturalistica del geologo è quella che conta, cioè il contesto, quello non ce l'hanno gli ingegneri, come è giusto che sia, ed è più un portato nostro. Pensa che prima, prima ancora che venissero queste leggi, la relazione geologica era obbligatoria solo per i cimiteri, perché non si doveva evitare che le bare messe sottoterra, in caso d'alluvione, uscissero fuori, come accadde al cimitero di Genova nel 1970, si doveva cercare cioè un terreno adatto, l'unico motivo per cui ci chiamavano. Dunque, capisci che non eravamo proprio particolarmente. Ecco, insomma. Poi dopo le cose sono cambiate, oggi appunto c'è stata questa, un po' questa riconversione, ma non conosco neanche un geologo che non sia affascinato dai dinosauri, pure se ha fatto lo strutturista o Sì. altre cose. Ma allora, Ma guarda, so che poi ci sono in giro dei parchi tematici. Adesso sono appena entrato in contatto con un parco tematico di San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, dove hanno posizionato questi 50 dinosauri a grandezza naturale, per cui sono dei bestioni immensi, proprio ricostruiti perfettamente, che è un po' diverso da un altro parco dei dinosauri che ho visitato, non mi ricordo quando, nella zona nord Italia, con dei dinosauri fatti in cemento. no, orrore. Quelli Un dove po' ci guarda, primitivo. ti giuro, avevo fatto anche un pezzo sul mio blog perché era talmente bella questa cosa di questi dinosauri incredibili, incredibili. C'era anche poi dopo alla fine l'uomo delle caverne dove dentro la caverna c'era il neon per illuminare. Lo vedi che c'ha ragione Albano, eh? Allora tu dici, benissimo, vedo che la storia, insomma il neon è stata una delle prime cose che l'uomo ha inventato per illuminare la caverna. Certo. No, era assolutamente bellissimo. No, sarebbe bello andare a dare un'occhiata a questi dinosauri. Forse sono gli stessi che avevano posizionato a Bergamo. So che tempo fa avevano posizionato a Bergamo in giro per la città questi dinosauri. Per cui uno usciva dalla stazione e si trovava di fronte, non so, un anatosauro. Adesso non mi ricordo esattamente le cose. Ed era una sorta di mostra itinerante. E credo che adesso l'abbiano organizzata in questo parco naturale. Insomma. Beh, perché Bene. prima questi che dicevi tu, più antichi, erano un po' come dei grandi nani da giardino, cioè degli orpelli, sai, quelli. Vabbè, perché mettiamoci il dinosauro. No, Perfetto. adesso le ricostruzioni sono notevoli, sono molto, molto precise, anche dal mio punto di vista, anche abbastanza affascinanti, perché che altra maniera ci avresti di figurarteli se non quella che almeno sotto la guida di qualcuno siano ricostruiti con un certo criterio, insomma, io non sono contrario, ecco. No, infatti io sono affascinato adesso dai giocattoli che vedi in giro, ne ho visto uno ieri in Feltrinelli che vendono anche questi modellini di animali, c'era questo enorme dinosauro, non mi ricordo il nome, quello che ha quelle dita lunghe, sembra Wolverine praticamente, questi artigli lunghissimi, ed era bellissimo, proprio fatto bene, ricostruito bene, così, e mi darebbe voglia di comprarli tutti e poi dico, e poi chi ci gioco? Cioè con chi ci gioco? Guarda, io quelli di mio figlio li ho messi da parte, perché so che prima questi, diciamo, molto accurati, no? Che sono pitturati bene, così, cioè quelli lì, diciamo, quelli meno dozzinali, non quelli che si comprano nel cartone da spiaggia, diciamo, ma quelli lì. Penso che prima o poi le mani ce le rimetto, perché sono belli. C'è anche il nido di dinosauro, sai che per tanto tempo si è detto, ma questi dinosauri, il nido dove lo facevano, com'erano queste uova un po' più oblunghe, no? Se davano cure parentali, certo che sì, non si vede per quale ragione non avrebbero dovuto darle. È tutto simile a noi da questo punto di vista. Dai, e qui c'è anche il giocattolo delle uova dei dinosauri. Sì, c'è un beh, intanto c'era quello che proprio l'aprivi e dentro c'era il dinosauretto, c'era Aspetta, sì, quel forse mi blocchetto. ricordo. Una cosa, e poi c'era un blocchetto che tu con lo scalpellino potevi tirare fuori un pezzetto di dinosauro, in genere, o un dente, una cosa del genere. E poi c'erano quelli con la ricostruzione, diciamo, come fosse quasi un diorama, anche delle uova e del nido. Quelli piumati, però, quelli che sembra, quelli di cui abbiamo parlato prima, quelli Sì. cinesi, di quella. Chissà dove ho messo quel libro, perché era un libro. Poi, sai, si sono inventati i colori, ci hanno messo delle fantasie straordinarie, dinosauri di tutti i tipi, con tutte le più azzurre, gialle, rosse, ma probabilmente era così Penso che erano i colori. una bella sfilata di giurassico, no? Davanti a Capisci? un Armani di piume, insomma, guarda, guarda. Ma ti dico, io adesso in effetti sono andato in giù in cantina in questi ultimi tempi, visto che non c'avevo niente da fare, e ho ritrovato fuori giocattoli veramente del Permiano. E da lì c'era appunto tutti questi dinosauri.
completamente incoerenti, fino ad sfociare nel classico mostro spaziale, perché proprio ci sono anche quelli tipo due corna così, anzi tre corna così, il pezzo, insomma, si vedeva che stavano inventandosi, giusto per fare la bustona famosa che compri al mare, ma sono sempre tentato quando le vedo, però mi blocco una cosa, che le riempiono con un enorme pteranodonte e poi c'è poca altra roba, no? Per cui mi Eh scoce, beh, non certo, perché... so neanche farlo stare in piedi, insomma, non è, ma vabbè, insomma, quindi, e, che dire, guarda, non lo so, io direi, devo dire che dinosauri, io quando ho fatto geologia, in effetti, un po' c'era questo tentativo di andare verso il dinosauro. Eh sì. Però, o l'archeologo, insomma, però devo dire che alla fine paleontologia, noi ci facciamo vedere i foraminiferi, anche a te immagino, perché come i marker, no? Fatti grafici, quindi tutte queste qua, erano bellissime, però erano sabbietta, insomma, Sì. sostanzialmente, per cui Ah, erano beh, più. perché noi, non essendo noi considerati terra dei dinosauri, i nostri fossili tipici sono quelli, Esatto. tutto mare. Piccoli organismi, sì, possono essere pure carini, ma insomma, anche io ho provato la stessa sensazione. Studiamolo in un muriti, sai che palle, cioè, voglio dire, No, dopo un po', basta. Abbiamo studiato, però insomma, non ne potevamo più, francamente. Basta in un muriti. niente, quindi che dire? Che altro dire? Io Beh, ti ci siamo detti un sacco di ringrazio. cose. Eh sì, no, anche troce, nel senso che qua Anche troppo, praticamente. possiamo fare. No, devo dire che mi sono un po' trattenuto a fare questo libro perché in effetti di cose da fare, da mettere, ce ne sono veramente tantissime. Ho dovuto tra l'altro ristudiarmi un po' tutto quanto perché io ero proprio così all'amatoriale, no? Ah, bello questo dinosauro, però mettere insieme, capire la classe, l'ordine, la specie, insomma, non ci sono saltato fuori onestamente. Cioè, ho cercato, infatti a un certo punto metto la caricatura di questo paleontologo che ho chiamato Abelio Zatter, ma in realtà Sì, sarebbe ho visto. grande Piero Angela, che cerca di fare un discorso serio. Alla fine, quando c'è il mistero, che dice: guarda, c'era carnivore a dire, basta, cosa vuoi sapere Basta, di più? bene, ma Non quello è. c'è molto altro da scoprire. Non c'è bisogno di altro. No, ma ho visto che peraltro, da quei dati che vedevo, insomma, già era avuto già successo proprio addirittura in fase di prenotazione, quindi mi Ah, fa beh, piacere sono. perché. Eh no, mi fa piacere perché, come posso dirti, quando si tira fuori qualche aggancio di questo tipo alla storia della Terra, no? Che noi spesso ci dimentichiamo, ci piace molto la storia, ma la storia della Terra non se la fila quasi nessuno. Ci fermiamo ai Romani, agli Egiziani, che ne so, ai Sumeri, ai Babilonesi, e invece c'è tutta una storia prima che l'hanno scritta questi fossili e che comunque rivenga fuori, secondo me, è buono per tutti perché ci allarga la prospettiva temporale. Cioè, non come Albano che gli è rimasta ferma l'uomo, ce la riporta indietro nel tempo e ci fa capire quanto il tempo nostro sia breve rispetto al tempo della Terra e questa comparazione ci dovrebbe aiutare a gestire meglio il pianeta, a viverci meglio sopra, se diciamo la vogliamo leggere alta. Ecco. Certo. Ma tra l'altro, io quando mi sono iscritto a geologia, all'epoca c'erano i librettini che ti raccontavano le varie università, no? Allora, io avevo in mente una cosa principale, non muovermi da casa, cioè per cui ero un animale stanziale. Quindi Parma, per fortuna, ha parecchie facoltà, per cui sono cominciato a leggere uno, questo no, troppa matematica, troppo italiano, troppo. Mi è rimasto geologia, lo sfoglio e c'era, mi ricordo veramente questa definizione di geologia, fa acquisirete un senso del tempo diverso dagli altri. Eh E io beh, sono rimasto affascinato da lo questa cosa. credo, pure a me mi ha colpito molto, è vero. E E poi niente, è quindi sempre... per esclusione sono diventato geologo così, in maniera molto ponderata, per esclusione. Insomma. Però vabbè, insomma, sono stato contento anche di averle fatte, anche perché tra l'altro geologia era l'unica materia che ti permetteva di avere argomenti di conversazione ovunque tu fossi. Cioè, per cui ti spostai da una parte all'altra, potevi parlare di qualunque cosa. E anche raccontarla, magari per prima volta ero lì che stavo misurando una stratificazione, si avvicina uno e fa: ma c'è della cosa magnetica lì dentro, perché vedeva che avevo la borsa. No, no, però mi resi conto che potevo raccontargli la qualunque, cioè che potevo dire che c'era dell'oro in affioramento, potevo dirgli
Ed è bello questo potere che hanno i geologi, che Sì. secondo me deriva direttamente da Dio, il primo geologo che creò la Terra in secoli. Sì, è lui, è vero. Abbiamo un rettore, ragazzi, che levati, insomma, niente di... E tra l'altro, a parte il libro dei dinosauri, io, come forse ti avranno detto, avrai visto così, ogni tanto faccio un po' di divulgazione a fumetti, Sì, l'ho visto, certo. anche attraverso Comics and Science, quindi con Roberto Natalini, che è direttore del CNR, L'ho visto. di Roma, con Andrea Plazzi, amico, editor di queste cose. E c'è stata una richiesta di fare qualcosa sulla geologia. Solo che avendola fatta, è come chiedere a Rambo di tornare in Vietnam. No, Non so, è la vastità della materia, il sapere di non sapere, il sapere di aver fatto, cioè che ci sono stati dei passi da gigante anche in questa scienza. Tanto per farti così una sorta di... Nel 2016 porto un libro così alla Festival della Letteratura di Mantova e così parlando mi fanno domande circa i terremoti, che sono, ma perché estraggono il gas in maniera orizzontale sotto così? E io lì, con la sicumera di chi aveva chiuso geologia l'ultimo libro nel 91, dico: no, assolutamente, perché qua non è possibile che si sia, io queste sono tutte studiate. Era presente tra il pubblico il mio professore, il mio relatore di tesi, che si è avvicinato e ha detto: caro Leo, mi fa piacere che tu abbia fatto, però ultimamente ci sono state cose un po' nuove anche in è geologia. cambiata qualcosa. Beccato subito, quindi al professor Tellini, grandissimo tra l'altro, ringrazio sempre Ah, per sì. avermi Beh, da relatore. perché io un po' conosco, diciamo, ho girato un po' di università, sia per collaborazione che poi per divulgazione, quindi un po' di gente in giro l'ho vista alle varie scuole, no? Certe cose erano più forti in certe università e certe in altre. Io spero sempre che le scienze della Terra vengano, come posso dire, comprese meglio e utilizzate anche meglio, no? Perché poi alla fine c'è una specificità nel mondo che ci aspetta che comprende queste competenze qui, no? Che sennò poi andrebbero perdute, diciamo, proprio nell'idea che il pianeta è quello, noi sapiens siamo sempre di più, vogliamo sempre più cose, ma il pianeta resta quello, quindi diciamo che il geologo e le scienze della Terra dovrebbero aiutarci a comprendere meglio quali sono i termini della questione. Non è che ci stanno tanto a sentire, ma almeno diciamo che dovrebbe Beh, essere sei chiaro, cioè, geologo, dovrebbe non ci essere si chiaro. può pretendere. Che cosa vuoi che... Adesso sentiamo pure i geologi, è finita. Esatto, ma guarda, mi fa troppo Tutta ridere. quell'educazione. No, è tristissimo, però in effetti Vero, io ho amici che hanno fatto tutt'altro, così come me, insomma, e pochissimi, ecco, sono riusciti a diventare, cioè a fare della geologia una professione, insomma, perché erano quelli un po' più decisi, più avventurosi forse. Senti, tu hai mica vero. conosciuto per caso il professor Mutti, Come? stratigrafia, è un grande della Muti e stratigrafia. Ricilucchi, quelli che hanno scritto anche un grande testo di stratigrafia e sedimentologia, come no? Ma quelli sono le vecchie basi della geologia di un tempo, no? Che era molto scienza storica, cioè si guardava appunto la stratigrafia, eccetera. Oggi che è diventata più hard science, cioè più robusta con dati di vario tipo, soprattutto in certe materie, sembrano quasi un passato lontano. Invece io li tengo sempre presenti e quei libri lì sono sempre dei grandi racconti. Beh, ecco perché c'è quella cosa lì, cioè quando tu scrivi fumetti e racconti attraverso le immagini con il fumetto, eserciti sostanzialmente quello che fanno i geologi e quello che piace a tutti gli uomini. Gli uomini stanno, i sapiens stanno insieme perché si raccontano storie, c'è niente da fare, questo è. E perché si fidano delle storie. Io vedo le due cose, mi fido di quello che stai, se no altrimenti saremmo. No, non lo Non fare, sa, ma non sì, lo ci fare, non fidiamo ci del fare. racconto. Ci fidiamo del racconto, quello ci piace. Quando vogliamo vedere c'è questo storico che si chiama Harari, che appunto ha scritto questi vari libri sull'uomo che si crede Dio, e dice: qual è la cosa che ha fatto veramente la differenza fra noi sapiens e gli altri scimpanzé? Dice: il pettegolezzo. La cosa che veramente ha fatto la differenza è la nostra capacità di articolare una storia su qualche cosa che è frutto, può essere anche totalmente immaginata. Totalmente immaginata. Allora ti immagini la scena, la differenza. Gruppo di leonesse che caccia, loro hanno tutto un linguaggio del corpo, no? Per dire,
il capobranco con la coda farà segno, che ne so, indirizzerà con le orecchie, per cui due vanno di qua, due vanno di là, che gli avrà detto vai di là, vai di qua. Invece immagina i sapiens a caccia. Allora, quello gli avrà detto: tu ti ricordi dove sei stato con tuo zio Pasquale quel giorno? Allora vai dietro quell'albero lì, a quell'altro gli dirà: ti ricordi te che sei il fratello del cugino della... e cominciava a parlare, a raccontare, quello ha fatto la forza, il cemento che ci ha tenuto insieme. Chissà se è vera questa cosa. Però mi colpisce molto perché ogni volta c'è una storia, noi la seguiamo. Sì, ma guarda, ti dico, poi tra l'altro non so se tu da divulgatore sicuramente magari lo vedi meglio di me, no? Il fatto che al di là proprio veramente degli studi specifici che chiunque di noi magari poi fa, c'è anche un fascino nell'avere la capacità di poter seguire delle persone che sono in grado di raccontarti in maniera anche accattivante, perché quello poi è la cosa che fa la differenza, Eh sì, no? beh, quello sì. Dall'attrarre. Ecco, per cui cioè mi immagino che sia anche una, non so, una predisposizione anche mentale per chi divulga, nel senso che io devo studiare un sacco, riesco a fare una storia, ma poi non saprei riraccontarla perché ho come una videocassetta che, esaurita la memoria, poi cancellare per fare il libro prossimo. Fai conto che dopo questo libro io ne ho già fatti altri due, per cui sono già su altre tematiche. Per cui mi rimane qualcosa, però se dovessi ripensare le cose farei molta fatica. Invece ammiro moltissimo chi è in grado di fare anche, vedo amici che hanno canali YouTube come Adrian Fartade, Willy Giusti, così, che parlano di queste cose e tu rimani lì ad ascoltare affascinato. So, per cui grande, Vuoi dire anzi a prescindere? grazie che ci siete voi divulgatori perché effettivamente date un contributo anche culturale non indifferente. Ecco, questa storia, questa cosa Ho fatto della troppo divulgazione. ferie, forse. No, no, ma è un po' diciamo, la missione che ti dai, no? L'idea che la divulgazione possa essere affabulatoria e dunque affascinare. Ecco, questa sarebbe per me pure la cosa più importante. Perché? Perché quando. Tu puoi essere anche molto colto e molto preparato nella tua maniera, ma se però non riesci, diciamo, a raccontare in un modo accattivante, a quel punto il tuo messaggio è quasi inutile, nel senso che può essere molto corretto, ma non arriva a quello che dovresti essere. Ora, con questa storia, con quest'idea dello storytelling di qualsiasi cosa, no? Che beh, mi fa un po' ridere come termine, perché già ci abbiamo i nostri buoni, non lo preferisco. Ma insomma, vedo che si intessono racconti a partire dal calcio, no? Dai personaggi del calcio, raccontati, non più solo i gol, eccetera, a qualsiasi cosa, anche alle esperienze urbane, tutte queste cose qua. Ecco, lì bisogna trovare un equilibrio molto, diciamo, come posso dire, raffinato fra il rigore della conoscenza, che dovrebbe essere rigorosa, ma il fascino del racconto. Quindi semplificare senza banalizzare, senza entrare nell'aneddoto, che pure colpisce molto, però poi resta un po' fine a se stesso. Ecco, questo diventa un mestiere difficile, per questo noi diciamo che Piero, Angela, che tu hai nominato, che usi come, diciamo, ispiratore, no? È il nostro Mahatma, è quello che ci ha ispirati, cioè perché lui questa cosa la teneva molto presente, semplificava molto, si appoggiava quando c'era a un esperto, ma raccontava anche. E quindi in questo senso, peraltro Spera che ti mi vedo sembra male, che... ma. Ah, ci siete? Sì, no, c'è, però ogni tanto tende a. No, peraltro anche lui mi pare che fece una volta uno speciale di Super Quark proprio sui Sui dinosauri, dinosauri, dici? Sì. andandoli a visitare con la mongolfiera, no? Andava, li guardava Ovviamente dall'alto, sì, ho visto anche quelli prima di affrontare sì. il libro, senza cioè, non potevo esimere. E quindi ho visto fra i commenti che molti si sono scatenati con nomi di fossili, alveoline, rudiste, cose che per gli altri non so che senso possono avere, però è Ma divertente. io mi metto con loro ormai, no, scherzo, però in effetti rudista era una cosa che non sentivo veramente da tanti anni. Rudista non si sente, sembra quasi un insulto. Vabbè, insomma, rudiste, rudiste. Senti, Vedi Mara, che qua tu. qualcuno suggerisce Tozzi Ortolani per una trasmissione insieme come Piero Angela e Bruno Bozzetto. Te lo ricordi Bozzetto che illustrava Piero Angela come Sì, è in Quark, sì, che artista? faceva le pillole. Una Dai. cosa me la ricordo bene. Guarda, quando farò, se dovessi mettere mano a geologia, poi ti richiamo, così mi dai qualche dritta, perché ti giuro che quei libri che ho, quelli vecchi, ormai, ciao, cioè, sono. No, invece la mia idea che mi è venuta in mente sentendoti, adesso io così.
Quando avremo tempo e modo ci incontreremo, dobbiamo studiare un libro sul clima, sul cambiamento climatico. È complicato da fare perché disegna un po' il clima. Come fa? È molto complicato. Solo attraverso così sudore Gli oppure effetti. effetti, sì, esatto. Però è una Ma... sfida che raccoglierei, perché siccome se ne dicono tante anche di sciocchezze sul clima, invece il tratto grafico ti fa capire bene. E può però è aiutare. complicato. Sì, no, Però è quello complicato sempre. perché è il motivo per cui le persone non si preoccupano del cambiamento climatico, perché non lo vedi. Dove sta? Che cos'è? È l'aria, è l'atmosfera. Quando avverrà? Domani, dopodomani? Dai. Mario, guarda, io non... Dunque, so che Instagram dura un'ora e poi ci taglia le gambe. Vedo che Sì. stiamo arrivando all'ora. Ci Intanto ti salutiamo. ringrazio. Sì, ci salutiamo e ti ringrazio tantissimo, tra l'altro, per essere stato con noi. So che ti abbiamo sottratto alla cena, giusto? No, non so se No, avete visto. no, sono in giro per riprese, per fare riprese, quindi ci riuniamo la sera con la troupe così, per condividere il risultato della giornata. Però ci tengo a esserci perché mi piace partecipare a queste cose. Però guarda che voglio il libro con la dedica, eh. Dai, volentieri. Adesso appena riesco mi organizzo con l'edizione la terza e cercherò di fartela avere, E ok? Ti mando. ringraziamo tutti, sì, dico, e ringraziamo tutti, Lucy, come si chiama tua figlia, Lucia? La Lucy, sì, che ci ha salvati la Ci diretta. ha salvato proprio perché noi siamo analogici, Come al come i solito, dinosauri. che vergogna per Vergogna pure per me. Come i dinosauri, guarda, non c'ha, la tecnologia, la ipertecnologia non la voglio nemmeno conoscere. Esatto, lei probabilmente è uno squalo o un coccodrillo, per cui arriva. Sì, no. Noi invece siamo già estinti e non lo sappiamo. Esatto, infatti mi lavo spesso perché ogni tanto sento queste cose. No, vabbè, guarda, grazie tantissimo, veramente. Grazie. Salutiamo anche. Intanto io poi saluto adesso un Salutiamo attimo tutti. perché ho Io vi i conti. lascio, vi ringrazio e vi saluto. Grazie Mario, a presto. Trasmettere. E niente, ragazzi, grazie tantissimo. Grazie ancora a Mario Tozzi, grandissimo divulgatore. Seguite Sapiens se potete, perché veramente riuscire a raccontare la Terra, riuscire a raccontare l'ambiente in questa maniera, ovviamente, è sempre affascinante. Ma non voglio essere retorico dicendo che è sempre affascinante. Ragazzi, fatevi una cultura, perché senza cultura, ma dove andate? Cioè, arrivate fino al Papete. A cantare l'inno di Mameli davanti a delle chiappe. Cioè, ragazzi, la cultura è importante. E non so, ci rimarranno probabilmente pochi minuti, non lo so, pochi secondi. Ragazzi, buona cena, buona serata e grazie TV di qualità. Sapete, certo, non certo questa. Cioè, non certo, voglio dire, le mie direttine che faccio così. Tempo rimanente 26 secondi, 25, dai, con la bottiglia, presto, stappiamo. Rimango così con, ricordatemi così, geologico fino alla fine, come si chiama il canale YouTube di divulgazione che ho nominato? Vabbè, Willy Giusti e Adrian Fartale, cercate perché sono grandissimi. Ci sentiamo nei prossimi giorni, un abbraccione, ciao, ciao donna, ciao, ciao ragazzi, ciao Ivan, ciao a tutti. 4 secondi, 3, 2.